Quanto alto l'audio del ruscello! Voi perché ve lo sto filtrando, per Dio? Mi hai spaccato i timpani! Ma sei matto? Ma abbassa! Ma abbassa! Ma sei scemo! Ma che cazzo! No, Sif, ti do una mano io. Mamma mia. Cucciolino, che fai? Diventi il mio companion per tutta la partita? No. Stavo dicendo, io sto correndo come un minchione, ma se c'era una tagliola, non è che ce ne sono altre? Ecco, qua ce n'era un altro. Io stavo correndo allegro. Ci sono... vabbè, ho capito. Non vogliono che la gente entra dentro a sto cazzo di villaggio. L'ho capito. L'ho capito. Un forastero! Un forastero! Oh, tu madre. Non c'è nessuno dentro? Porco d***o! Affanculo! Chi è? Mortacci vostra, ma siete sci... Ah, chi è sta tu sorella? Qua baldraccona. 100 petas! Monete spagnoleggianti? Peseta, non petas! Giustamente! Giusto, grazie capos. Un petas. Aspetta che prendo 2 petas. Madonna mia, quanti sono? Troppi. Secondo me ci attaccano pure i polli. Ho capito, ma qua che cazzo devo fare? Ma guarda, ma c'è l'esercito della salvezza. Aspetta, via, via. C'è quello di qua? Beh, ovviamente, deve essere sbarrato dall'altro lato, ovvio. Ma ci sarà. Signora, buongiorno a lei. No, pure dietro. Ce l'ho dappertutto. Ma quanti cazzo sono? Porca troia. Allora, aspetta, qua c'è una freccia che ti dice vieni di qua. No! C'era un tizio con una motosega, vaffanculo. Ma col cazzo che ci vado di là. Mi sa che ce l'ho pure dietro al buco del culo adesso. Yes. Giocare a tombola. Questo è madonna mia. Non questo, ma Resident Evil 8 ha fatto tantissimo sta cosa invece. Porca troia. Che c'è dentro? Non posso guardare. Ah, posso guardare a terra invece. Scusate, cioè Resident Evil 8 l'ha presa 1-1, c'è anche la doppietta Resident Evil 8. Ah, ok. Leon, hai delle ginocchia di adamantio. Eh sì, succede quello. Ci sono mine ovunque. No, poveri montoni. Non è che c'è il filo. C'è qualche mina che non sto vedendo. Perché col cazzo che questi solitamente fuggono. Ah, c'hanno le mine. Ma che cazzo aveva notato? Hanno delle figa di dinamite in mano. Posso sparargli sulla dinamite? Credo siano morti. Ah, cazzo, che bello. Proviamo il nostro bellissimo fucile. Ok. Cioè, scusa. Ah, no, aspetta. Con la pistolina. Col cecchino. Una... Buongiorno. Cos'è questo silenzio così di botte? Porco di... Ma vattene a fanculo. Io devo fare la serata Halloween. Io muoio durante la serata Halloween. Ci tiro le cuoia. Ho sentito il cuore fermarsi per un attimo. Giusto perché il cervello gli ha detto: bro, devi ribattere, che sennò questo stira. Però dai, che bel luogo. Molto caloroso. Porco. Che poi, cioè voi pensate che io sto scherzando? Io mi compro uno di quei cazzo di cosi per i battiti. C'era solo lui. Solo per farmi viene infarto. Ma che cazzo stava a fare infatti là dentro? Ti stava facendo un raspone. No, stava al cesso. Ops. Cazzo stasera. Che c'è? Dio. Madonna. Mi avete coccato il cazzo. Mi avete rotto i coglioni. Ma potete sta zitti come gli zombie. E non rompere i coglioni. Dio mio, ogni volta che ti vedono. Ma che cazzo? No! Leon! Dio, che mira del cazzo che hai però! Porco dio! Ma che cazzo te l'ha fatta a te l'addestramento dopo Gigio? Porca troia, raga! Ma è una roba impressionante! Addirittura, quick time event! Oh, e il lupacchiotto! Combatte con noi? Ah, ok, lo distrae. No, non l'ho visto perché stavo guardando la chat. Corri!
Mi prendono. Non mi prendono. È saltato pure il doggo. Son morto. Salta. Rincoglionisci. Mamma mia, sta funzionando. Non ci sto capendo un cazzo. Prima di andare a rovinarmi il gameplay con quella stronza di Ashley, spara gli Leon. Salvati. Ma scusa, ma Leon non è la cazzo di guardia del figa di corpo di Ashley? Ma non gli ha detto che è la guardia? Ashley è fine partita. La missione di Leon fallisce se Ashley viene ucciso rapita dal nemico. Com'è fine partita? Mi sembra... win-win? Quanto ti vorrei usare come scudo umano? Beh... C'è la scala qua. C'è la scala. Ma serio, non sa scendere la scala all'andare in giù. Vedete, in questo caso mi viene da pensare che il video del tizio che parla dell'intelligenza della capra, che ci abbia ragione, è per forza. Ma se premo R1 e strillo, Ashley viene qua correndo o devo andarla a riprendere? Tipi i cani. Col fischietto. Guarda, dove cazzo passi? Ma scusa, non sai scendere una scala? E sai fare sta roba? L'altra volta non riusciva a scendere la scala su cui era salita un minuto prima? Muffa, saltai staccionate, così. Ashley è attenta alle trappole. Che tra l'altro queste mica hanno messe per Leon. Queste hanno messe per lei perché è una rincoglionita. Sì, tu vieni qua dietro. Morta Ashley? No, ma come... L'ha sbaducchiata per terra come un tappeto persiano. Vieni, cucciolo di Labrador perduto. La vera domanda è: ci sa arrivare qua lei da sola? Attenzione. Adesso se ci avessimo i biscotti dei cani glieli darei. Gli faccio un pat pat sopra e gli do un biscotto. Allora, vediamo se riesce a scendere dalla scala da sola. Sarebbe fantastico. 2 hours later. Dov'è? Hello there. Tu sei proprio rincoglionita. Cioè, sono due le cose. O sei rincoglionita o te pesa il culo. Leon è aperto da una motosega. Lei non può fare due scale. Hanno fatto come su... come si chiama? C'era Ashley dietro quando abbiamo ucciso qualcuno. Yes! Che abbia comprato il primo Overwatch. Guardate che bellina Ashley dietro. Col pugnetto. Che tenerina. Stiamo uccidendo persone, sì. Follow me. No, Ashley. Porca madonna. Non, scusi, non è lei il problema. Hello, è questa vacca di merda americana. Il jumpscare me l'ha fatto prendere lei. A few moments later. No, aspettate un attimo. Mi ha preso un colpo. Boni, no, un attimo. Un attimo. Mi ha fatto partire 2 anni di vita. Non mi si... No, te lo giuro. Sai quando ti prende tipo quell'infarto che cominci a vedere blurrato per un po', no? Che ti è preso proprio un colpo. Stessa cosa. Wait. Quando facevano il castello nell'Ottocento. Senti, Machiavelli, mi servono 2 pedane a pressione perché ci devo andare al bagno in modo swag. Peggio, ci devo mettere la leva per andare al bagno. Ecco qua, l'ebola. Ecco qua. Ok. Ma che cazzo di trappola è? Ma che cazzo sto vedendo? Ma scusa, ma che cazzo... Allora, Machiavelli, mi serve una trappola sul muro millimetrica. Sì, è un po' situazionale come leggermente. Però l'accetto perché sono i Resident Evil. Scusate un attimo se non sto leggendo. Oh, scusi, È istinto, ragazzi. Purtroppo è istinto sparare ad Ashley. Io mi aspettavo tutto che la falce. Tutto. Fuorché me la tirasse. Non far mai sapere al tuo avversario la tua prossima mossa. È come se io ho un fucile a pompa, te lo punto e poi te lo tiro in bocca. Ma che cazzo vuol dire? E poi sì, poi ti cominci a menartece. Madonna raga, ma ha stannato il cervello, ve lo giuro. Mi si è bloccato il cervello per un figa di attimo. Non mi spona un doggo. Porco. Ma siete scemi? È la Madonna! Povera donna, andiamo a inchiodare anche lei qua pure. Oh, c'è quel figotto paserotto di Ada. Guarda come devono fare i fighi tutti e due.
Ada è spawnata per fa so figa e se n'è andata. Basta, servita a quello. Ora ci posso pensare alla Capcom che fa: ma noi non ci aspettavamo questo scalpore da Lady Dimitrescu. Ma andatevene a cagare, che siete i primi che si sognano le donne giganti che ve schiacciano. Ma non state a dire fessacchiatorie. Ma no, che non ti sbagli, l'abbiamo detto 1500 volte. Hanno fatto una MILF vampiro alta 2 metri, enorme, con l'artiglietti, che c'ha gli occhi così, che ha la pelle pallida e got. È una ombo combo da 10.000. Ma c'è un lanciarazzi là, scusate, cosa l'ho comprato a fare? No? Ce l'abbiamo uno qua tanto. Non c'ho voglia di tornare indietro, raga, sarò onesto, non c'ho voglia. Non c'ho voglia di tornare a ridarlo, fata. Vattene a facco! Che c'è voluto? Fatal, ma tu, devo farmi Roma Milano per andare a rivenderlo. Tanto poi dopo bestemmierò perché l'ho droppato, cioè. A few moments later. Tanto è quasi mezzanotte. No, porco di... Porco il cri... Se ci stai tu, mannaggia al padre te... Me ne vado. Ma vattene a fanculo. Ma vai a cagare. Tu hai la valigia extra. Ti esplodesse il negozio. Pardonne-moi. E aveva ragione Fat. Cosa può fare questa inutilità di donna? Un cazzo! Un cazzo! Ok, posso riportare degli equipaggiamenti a Leon, però spero. Non puoi lasciare indietro. Ma ce l'ho dietro. No, ho mentito. Ashley? Follow me. Perché si era fermata? Wait, follow me. Hello there. Ma dove cazzo si era glitchata? Che se non riusciva ad aprire la porta? Non ho capito. Guarda quanto è piccolo! Quanto picciolo! Bruh. Easy! Signor Salazar, dovremmo fare una chiacchierata sull'efficienza delle trappole qui. Dobbiamo contattare Machiavelli perché va licenziato, eh. Ha fatto le pedane per il cesso, i ponti, le statue di fuoco, ma qua proprio peccato, eh. Qua peccato. Ok. Nice. Scusate, ma Machiavelli secondo me ha sbagliato. Cioè lui ha capito trappole anti-bradipo. Per forza, perché se non si spiega. Sì, sono trappole belle da vedere. E basta. Tra circa 4 minuti. Ma voi siete scemi. Vabbè, io 4 minuti sto qua. E chi mi tocca? Niente. Non esplode? Ma scusa, ma che cazzata? Ma perché? Perché deve tirarlo per... Ma sparagli! Ma figa! Perdonate! No, ma io perché ho detto, vabbè, gli dovrò sparare. No, deve avvicinarsi e rischiare di congelarsi anche lui. Lei deve essere chiusa per ragioni di sicurezza. Spero sia una cosa temporanea. Fino alla tua morte, Leon. Bella che c'ha l'animazione differente, però, Quanta cazzo di... Easy! Ma vaffanculo, ci vogliono 4 minuti. Quella baldracca di vostra madre, ci vogliono 4 minuti. Tenta con rape sul bambino. Ma pure lui, ma no, dice no, ma perché io? Che cazzo ho fatto, madro? Raga, ma è un pisello alieno. A few moments later. Easy! Sbagliato? No? Non andava fatto? Non era così? Guarda quanto spazio ci abbiamo adesso. Che c'è voluto? True power. Lo faccio vedere io, Salazar. Adesso possiamo esplorare in tutta santa pace. Si lutta. Quando finite di ammazzare un boss in D&D, si lutta anche il buco del culo della stanza. Cosciazza, Leon guarda cosciazza. Chi non avrebbe guardato cosciazza? Attentato alla vita di Leon perché ci sta sempre bene.
E poi women. Cioè, tutto, tutto in una cazzina. Ci sta. Ma c'è sta un alieno. Ma che voci stanno? Ma l'hanno doppiati i Minion. No, aspetta, perché noi dobbiamo andare a fare lo sterminio adesso. Porco madonna, vaffanculo. Ok, da parte di Ada, perché ci sta le labbra di un cazzo di gorilla, visto quanto cazzo è grande. Esatto. Attenzione, si rende utile! Raga, io mi emoziono! Brava, oh my god! È scesa da sola! È scesa da sola! Zitti! Buoni, cori! Cari! Bravissima! Lì! Leave it to me, co... L'hanno drogata. Il parassita la sta rendendo una donna migliore. Non è Ashley. Ce l'hanno ammazzata. In realtà è fatta a pezzettini dentro la busta dell'umido. Questa è qualcun altro. Perché lei che adesso guida, non so che cazzo stiamo sopra. Non ci credo neanche se mi paghi. Guardala come va. Corri! Corri! Ashley, Ashley, corri. No, no, Ashley, corri. Ashley, corri, per Dio. Arrivederci. Scusate, la leva che cosa cazzo serviva? A cosa serviva? A dammi false speranze? Non ho capito. È proprio la Capcom che ti ha detto, sì, sì, fidate. La leva richiude. Sì, 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 sì. Ti sembra cibo per cani? Ah, Ashley, abbiamo trovato il cibo per te. Sei contenta? Allora, proviamo sta leva. Bruh. Perché prima non ha funzionato? Per d'incibacco. Un pesce d'acqua salmastra. No, Ashley, Ashley, togliti da lì. Ashley, togliti da lì. Ashley, togliti da lì. Ashley, ti devi togliere da lì. Ashley, ti devi levare dai coglioni. Muori. Ok, sono contento. Perché qui adesso sorge un problema, ragazzi. Sorge un problema. Perché passare per questi corridoi stretti con lei è un puttanaio. C'è un quick time event. No? Posso bere? Non posso bere! Posso bere adesso? No? Scusate, appena ho visto quella cazzina ho detto ecco qua. Ma non camerata. Raga, hanno tradotto comrades, camerata. Fatality. Adesso ne ho trovato pure un altro. Affanculo. Perdonate. Camerata. Ancora un po' sto pezzaccio che dice non ci si vedrà tanto. Camerata. C'ho i baffi messi male, devo spostarli. Ok, siamo entrati nei laboratori dell'Umbrella. Palesemente. In ogni residenti. No? Niente quick time event? Io appena ho visto sta roba mi sono panicato. Vabbè, easy. Le... Vabbè, questo è quello che succede se toccati i cavi scoperti, ragazzi. Raga, io spero che non vi stiano a spaccare i timpani, perché a me in questo momento non ce li ho più. Sono rotti, finiti. Lo sbarco in Normandia. Oh. Oh, è questo il silenzio. Oh mio Dio. Voglio rimanere nella schermata di morte. Oddio, devo rinfilarmi nel Vietnam. No, da qua no. La mia anima che se ne va, questa era. Sì, ma non devi far esplodere la torre, che è la mia unica copertura. Devi far esplodere quello che mi sta sparando da un'ora. Chi l'ha addestrato? Topo Gigio, sto cazzo di tizio dell'elicottero. Oh, minchia, secondo me quando moriamo sentiamo questo. La pace dei sensi, il silenzio. Oh, lo sapevo. Te lo meriti. Te lo meriti. No, godo. Se lo merita. Perché un coglione con l'elicottero d'assalto che si mette a parlare col musino tipo kawaii alla una persona, no. Grazie. Ti chiamerò Giovanni. Grazie, Giovanni. Ma è proprio Ocelot, raga. Si è spogliato nudo col berretto. Porca puttana, ma ci manca soltanto che caccia fuori il revolver e comincia a fare 6 proiettili. Basta, ne avanza. Cioè, è fatta. No, oddio, questo è come quell'altro, raga. Un mischio tra Ocelot e Snake, praticamente. Ma questo è direttamente prototype.
Beh, Leon, possiamo dire una cosa in tutta allegria. C'hai le orecchie cartafegorate di prosciutto per non sentire un C4 che fa beep, 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 beep. E indovinate un po', le schioppettate non gliene frega un cazzo. Sì, sì, fai i trick. Nice. Ma già è morto? Ma seri? Ma davvero è morto? Stato a sfrantumare il codesto glande tutto il tempo ed è morto così? Seri? Ma vattene a fanculo, pensavo dovevo ributtare. È rientrato per un attimo Snyder. Però dovreste un attimo concentrarvi a rendere i parassiti più resistenti, perché se un lanciarazzi è quello che basta, non credo. Come al solito Ada deve fare la traditrice. Fammi azzeccare, stessa che non lo sapevo che l'isola stava per esplodere. Sia mai. Ci ha dato le chiavi del condominio. Sì, però se non mi fai continuare il timer durante la cutscene, brutta vacca. Bruh. Oh, scusate. Ma secondo me ci hanno rinunciato pure gli altri. Hanno detto vabbè, ma tanto stiamo per morire tutti. Perché c'era una moto d'acqua? Chi l'ha portata la moto d'acqua? Voglio sapere. Va bene lo stesso. Qualcuno che mi... No, non schiva. Dio madonna. Ma perché? Io mi faccio tutto il cazzo di game bene, poi mi devo perdere in sti minigame di merda. Vaffanculo. Era per testare le animazioni. Sì. Non so perché con la tastiera è andato ad accelerare avanti. Però vabbè. Se dopo tutto quello che è successo te la perdi in mare così, Leon, ti dico, sparati un colpo in canna e vaffanculo. E adesso me la vado a bombare in mezzo all'acqua. Sana e salva include con l'imene intatto? Eh? Frenzonata? No, mettetela più alta la musica, perché sennò riesco a sentire i dialoghi. Un Fernando. Ashley, ma puoi abbassare il freno? Non era il freno. Come? Ti ho capito, ma lì come cazzo devo fare? Devo spararci? Come ci salgo lì? Sparami. Sorry, bro. Capcom! Mi devi fare i tutorial! Ma io? Ma che cazzo ne so? Cosa cazzo ne so che questa sa usare? Cioè, ma mannaggia la madre. Ah, il pollo, tutta quella cutscene era non per farti capire c'è un oggetto lì. È dove puoi usare il rampino. Così totalmente random? Porco... Passando, piottando. Porca puttana, mi hai fatto prendere un colpo. Questo è uno di quegli infarti, ragazzi, perché ne esistono due tipi. Esistono quello che tu strilli, che muori per dissipare lo spavento, ed esiste quello silenzioso in cui il cuore fa fortissimo dentro. Questo era il secondo. Lei non dovrà farlo mai nella vita, l'enigma, ma tipo sicuro, ragazzi. A few moments later. Ma un'altra volta? Ma seri? Ecco perché il DLC dura 3 ore, ragazzi. Perché mo' mi devo mettere a fare sti indovinello. E 3 ore andranno lì. Ma poi che fa? Scusa, ha richiuso tutto quando è passato Leon? Ah! Madonna, ma bellissimo! L'occhio di gatto verde che ha trovato Leon. Bellissima sta cosa, adoro. Minchia, sto giro nailed it proprio, eh. Tu! Ah! Questa è la capo come ti fa. Ah, c'è tutto sto puttanaio. Era per far suonare la campana. Tu immaginati. Don Matteo, dobbiamo suonare la campana. Vai a fare l'enigma, stronzo. Quello è nuovo? Era strano quello perché aveva il cappotto di Leon. È quello che si è fottuto la giacca di Leon. Bella. Ok. Ha preso 2 punti il DLC. Ha preso 2 punti. Questa è figa come cosa. È molto molto figa. Senpukiak. Un calcio. Tutto nome per un calcio rotante. Ma perché tu pensi che io ho paura di te? Signora, lei pensa seriamente che io ho paura di lei? Ma non ho capito, ma la signora con la motosega doveva farmi paura? Cioè, dovevo temere la signora con la motosega? Più solamente se mia madre con la cucchiaia, eh. Se vivete in Italia, centro-sud, non avete più paura di niente. Il mattarello è tipo... Come quando voi entrate per la prima volta nella torre di Havel, scendete le scale e c'è sta questo colosso in armatura di roccia con questo mazzettone. Stessa paura. E voi cominciate semplicemente a scappare e a urlare. Bruh. Capcom, un consiglio. Quando mi fai trovare le frecce esplosive, scrivici frecce per balestra esplosive. Perché se no io c'ho uno qua, faccio puff e puff lo faccio pure io insieme al signorino.
No, beh, mettiamone un'altra. No, raga, io ve lo giuro, non ho idea. No, non ho più idea di che cazzo stiamo a fare. Io non lo so. Io sono Optimus Prime dall'acqua a casa. Scusate, ma Mr. X e i Tyrant, ma che cazzo servono se ci stanno questi? A cosa cazzo servono? Mandate 10 di sti stronzi e vaffanculo! Ragazzi, questo è abuso, non si fa. Va bene, madonna che sorriso da pedofilo che c'hai lì, io non avevo visto l'altra volta. Tanto lei in quella giarrettiera c'ha tutto. Avete fatto caso? Se gli chiedi Ada, c'hai una padella? Zum, caccia fuori. C'hai il forno? Tira fuori un piccolo fornetto.